Qual è il messaggio di Gioacchino che racconta Dante? La sapienza di Gioacchino illumina Dante. Può sembrare un titolo un po' molto ambizioso, però attraverso un'analisi puntuale dei testi, attraverso la corrispondenza fra le terzine della Divina Commedia, molti canti della Divina Commedia e le immagini delle tavole del Liber Figurarum, è possibile rinvenire e capire che c'è stata veramente una influenza di Gioacchino nei confronti di Dante, tant'è vero che gli studiosi parlano di debito culturale di Dante nei confronti di Gioacchino da Fiore, ma era particolare alcune immagini per quanto riguarda la descrizione che ha fatto Dante della Trinità, è una descrizione che è stata resa possibile grazie ai cerchi trinitari, che è una delle immagini più importanti delle tavole del Liber Figurarum. È un rapporto che è servito a Dante, però poi è servito moltissimo anche alla posterità spirituale di Gioacchino da Fiore, perché gli studi dell'Ottocento, Foscolo, Mazzini, che ha ripreso in maniera particolare l'analisi dell'opera di Dante, ha avuto modo di incrociare Gioacchino, e questo ne ha favorito un grande rilancio in termini di studi nel corso dell'Ottocento e del Novecento. Quindi diciamo che è una contaminazione virtuosa l'uno con l'altro. Assessore, un bel incontro quello di oggi qui al Museo di Pitagora, questa contaminazione tra Gioacchino e Dante. È un incontro ricco di significati, perché questa quella che lei ha chiamato contaminazione, cioè questo scambio culturale che dice che non esistono barriere, non esistono distinzioni, diciamo di confini, è una verità che è vera oggi, ma forse era ancora più vera in età medievale. Quindi l'Europa, così come oggi noi la immaginiamo in realtà, viene da dire è sempre esistita, dal momento che la cultura è stata europea e senza confini fin da sempre.